stava vivendo quando dormiva sotto un ponte o dormiva all'interno della British Library pur di poter finire il suo libro perché non aveva i soldi per pagarsi un alloggio. Ecco, quindi questo è il contesto culturale nel quale cresce questo film. Che è un film, ancora una volta, importantissimo e se avrete modo di vederlo fra pochi minuti perché sto per finire di parlare, grazie al cielo, direte voi, lo dobbiamo ad alcune persone che io devo assolutamente ringraziare. Lorenza Mazzetti innanzitutto, che teneva, custodiva gelosamente le pellicole, le pizze di questo film in un armadio. Le ha poi donate a Marco Vanelli, che è il direttore della rivista Cabiria. E Marco Vanelli, insieme a Massimo Caminiti, hanno sponsorizzato anche a livello economico il restauro di questo film. Fra questo film e Together della stessa Mazzetti. Però c'è una connessione intima e profonda, ad esempio, anche con altre opere del Free Cinema, tra cui ricordo Refuge England di Robert Bash. Che è la storia di un rifugiato di guerra che dall'Ungheria arriva a Londra. E anche se la sua odissea ha un finale positivo e se in fondo è raccontata da chi sta bene a Londra e vuole ricordare i giorni in cui vi era arrivato, il lavoro fatto dal regista sulla soggettività del suo protagonista e sul modo di percepire la città è sostanzialmente lo stesso, con meno fughe oniriche, anzi in Robert Bash non ce ne sono, con meno riferimenti letterari, con meno riferimenti al surrealismo. Però l'ossatura, l'idea di fondo è sempre la stessa, prendere una soggettività aliena, aliena anche perché viene da un altro paese, e farla passeggiare a livello anche molto flaneuristico, se vogliamo. Per le strade di Londra, per vedere cosa occhi nuovi che vengono da fuori riescono a percepire di una città che al tempo, tra l'altro, era la città in cui appunto si rifugiavano tutti, era la città verso la quale tutti tendevano per trovare salvezza, per trovare speranza. Sfogliando prima mi era venuta un'ultima cosa da dirvi, ma se me la dimentico è meglio. Ah no, ecco, un'ultima cosa. Riguardante il sonoro di questo film, che noi abbiamo cercato di recuperare nel migliore dei modi possibili, devo dire che rispetto alle altre copie del film che avevo visto ci siamo anche quasi riusciti. Innanzitutto le musiche straordinarie sono di Daniele Paris. Io vi invito a leggere Cabiria, dove c'è un pezzo di Maria Francesca Agresta che insegna nel conservatorio fondato da Paris e che ha analizzato il contributo di Paris nei film di Lorenzo Mazzetti, di Lindsay Anderson e di altri registi del Free Cinema, oltre che Liliana Cavani e altre persone con cui Paris ha collaborato. Vi invito anche a prendere il suo libro, che è estremamente bello ed estremamente dettagliato, ma anche molto accessibile per chi non ne mastica troppo come me, di musica e di musica per film. La presenza di Daniele Paris è assolutamente una presenza fondamentale, perché Daniele Paris era un compositore sperimentale che ha saputo, pur avendo visto Kay una volta sola prima di iniziare a musicarlo, ha saputo entrare nel cuore della faccenda. Che qual è? È quello che dicevamo prima, una facciata apparentemente ordinata che nasconde il disagio. E infatti le musiche di Paris, che si sentono grazie a Dio molto bene in questa versione del film, sono di due nature diverse, natura melodica e armonica in certi momenti del film, natura cacofonica e dissonante in certi altri. Ovviamente in certi momenti del film in cui è necessaria l'armonia, c'è la prima parte della partitura e negli altri vi è la seconda. Partitura che tra l'altro, vi dico questa cosa, è un mio fallimento personale, è stata messa all'asta 2 anni fa da Bloomsbury a Londra, è una partitura che persino il figlio di Paris, che cura il suo archivio, riteneva perduta. È stata ritrovata la lettera con la partitura che Daniele Paris da Roma ha spedito a Lorenzo Mazzetti a Londra. L'oggetto è andato invenduto e ovviamente la casa d'aste l'ha restituito al proprietario. Il proprietario non esiste più, si è dileguato, nessuno sa dove sia. Quindi da qualche parte nel mondo, speriamo non in un cestino di riciclaggio della carta, c'è e spero ci sia ancora la partitura originale con la lettera dedicatoria che Daniele Paris scrisse al tempo nel 53-52, mentre il film veniva musicato, a Lorenzo Mazzetti. Se vi capita, potete
di trovarla negli scaffali, nelle librerie dell'usato, da qualche sapete che ci importante. serve, quindi telefonateci, siamo pronti a pagare 1.000 euro. L'altra cosa riguardante il suono di questo film è che ovviamente il film è girato in 16 mm con attrezzature non professionali, quindi non c'era presa del suono dal vivo, e Lorenzo Mazzetti ha registrato i dialoghi, chiamiamoli dialoghi, in seconda battuta, non potendo sincronizzare il labiale dell'attore, di Michael Andrews, che è a sua volta un artista molto importante, artista figurativo molto importante, non potendo sincronizzare il labiale di Andrews con la registrazione fatta successivamente delle battute, Lorenzo Mazzetti si è inventata il suono fuori sincrono, il dialogo fuori sincrono, un po' come Enrico Ghezzi quando presenta, però molto prima di Enrico Ghezzi. Malik, ecco, vabbè, però in che anni? Dopo. Prima anche di Malik. Ora, Lorenzo Mazzetti è un artista assolutamente naif, però quando fa le cose le fa perché ci crede davvero. E se ha messo l'audio fuori sincrono nel suo film è perché ci credeva davvero. E se uno sta lì ad analizzare e a cercare il perché c'è. Non c'è modo migliore, secondo me, di raccontare lo scollamento di un soggetto dalla realtà, se non scollando le due cose che nel nostro quotidiano vanno sempre assieme, che sono immagini e parole, che sono labbra e il suono che le mie labbra stanno pronunciando. Se queste cose, che sono naturalmente legate fra di loro, con la finzione del cinema riesco a scollegarle, e Lorenzo Mazzetti lo fa nel film, ecco un ulteriore modo, un ulteriore livello, e qui la profondità grandissima di questo film, un ulteriore livello per raccontare lo scollamento di Zamsa dalla realtà che lo circonda. Sono parole che lui pronuncia ma non gli appartengono, e infatti non vanno in sincrono con le sue labbra. Sono parole che lui pronuncia ma nessuno ascolta. Il suo datore di lavoro non si gira mai verso di lui mentre lui sta parlando. E sono parole, specialmente, sono poche frasi ripetute all'infinito per tutto il film, e che quindi non dicono niente, non descrivono nulla. Sono parole che non fanno presa sul reale. E questa è l'ennesima, se vogliamo, sconfitta di una soggettività che non riesce ad appropriarsi della realtà che la circonda. Io direi che abbiamo concluso. Nella rivista trovate anche un'intervista a Lorenzo Mazzetti che vi racconta il suo punto di vista sulla sua vita e su questa opera. Trovate anche il film. E naturalmente, sì, nella rivista è allegato in omaggio il film. Una curiosità, in attesa di conoscere Lorenzo Mazzetti quando verrà a trovarci, se verrà. Una volta tornato in Italia, la Mazzetti rimane per un po' nel mondo del cinema. Sì. Collabora con Zavattini. Sì. Però è un'esperienza a consunzione. Sì. Un'esperienza e di cui Lorenzo non parla volentieri. Che non parla volentieri, si esaurisce abbastanza presto. Con la reputazione della presenza a Cannes di Together, probabilmente avrebbe potuto anche trovare in quegli anni, siamo negli anni 60, quindi nel momento in cui in Italia si produce tantissimo e si produce a tutti i livelli, qualsiasi regista giovane, sperimentale, trasgressivo, in quegli anni riusciva a trovare un produttore. Lorenzo Mazzetti abbandona il cinema. Sì. Ha questo impegno con la memoria che si traduce in questo film, in questo libro semi-autobiografico, autobiografico perché racconta la sua storia, semi perché in realtà apparentemente sono altri i soggetti, e poi abbandona anche la letteratura. Sì. Allora, da un lato tutto questo non fa altro che convalidare quanto detto, e cioè il cinema come esperienza necessaria, e come quella. Esperienza vissuta, come esperienza terapeutica, come esperienza catartica, non lo so. Per altri aspetti però l'abbandono del bisogno di esprimersi. Anche questi quadri, questi lavori sono recenti, però sì, danno l'impressione di un qualche cosa fatto così, per piacere personale, per hobby. Assolutamente sì. Ora, avrà la possibilità anche di campare a prescindere, e buon per lei, però è difficile trovare un artista che rinuncia
ha delle pratiche espressive, soprattutto quando queste pratiche espressive trovano un riscontro. Tu l'hai frequentata, vi siete parlati, che impressione hai avuto? No, io penso che ci sia innanzitutto appunto Free Cinema, perché era cinema libero, che era quello che Lorenzo Mazzetti voleva fare. E tornata in Italia, per quanto ci fosse spazio per sperimentazioni, lei ricorda molto malvolentieri l'esperienza di quel film a episodi, che era Le Italiane e l'amore, perché è stata costretta a fare delle cose. Quindi lei ha abbandonato il cinema quando ha sentito costrizioni in ambito cinematografico, così come conclusa la sua trilogia di romanzi, perché dopo Il cielo cade c'è stato Con rabbia e poi Uccidi il padre e la madre, si è sottratta alle grinfie dell'editoria italiana e di Garzanti in quel caso. Tra l'altro dal romanzo è stato tratto un film non molto bello, non memorabile diciamo. Ah, poi un aneddoto, ma... Che però forse vale la pena vedere, perché vale sempre la pena vedere un film. E poi tutto sommato, nel novero dei grandi film, il cielo cade in italiano è stato intitolato così, sì, in inglese The Sky Falls, con Isabella Rossellini e non ricordo, mi verrà. No, c'è una cosa che volevo chiedere invece a proposito della, tornando un po' al film, a proposito della versione di K. Nelle notte, nelle notte, sì, okay. C'è un accenno anche al medico condotto. Ah, sì, è la famosa questione. Come mai o perché? Il medico condotto, cioè una cosa che è lei la stessa. Diciamo che forse i film inglesi della Mazzetti sono 4. Di sicuro sono 3, ma ne abbiamo 2. Lei sostiene di aver girato altri 2 adattamenti da Kafka. Il medico condotto, girato dopo aver girato K, ma mentre K non era ancora completato. Lei torna in Italia per un piccolo periodo, forse perché le scade il visto, non so se al tempo funzionasse col visto anche l'andare in Inghilterra, ma insomma c'è una questione burocratica per la quale lei deve tornare in Italia, e già che in Italia gira Il medico condotto. E lei dice di aver finito Il medico condotto e di averlo dato in consegna, cito, questa cosa me la ricorderò per sempre, ad un signore di nome Vogel, che se l'è portato in America e non me l'ha più ridato. Ora, l'unico Vogel che può essersi preso un film sperimentale ed esserselo portato in America è Amos Vogel, che è il fondatore di quel club avveniristico che è stato Cinema 16, che era un cineclub che proiettava cose sperimentali, tra cui ha proiettato anche i film del Free Cinema, insomma, Kenneth Anger, queste cose qui. Però i collaboratori di Vogel tra l'altro è morto vecchissimo pochi anni fa, e ha tenuto precisissimi record di quello che il suo film club faceva, ma non risulta presenza di questo medico condotto, che però, a detta di Lorenza, esiste. E poi sono iniziati i lavori, forse mai finiti, per Il colpo alla porta, Il colpo al portone, dipende dalle traduzioni. Però anche lì è tutto un po' fumoso. Poi Lorenza, insomma, è un misto fra storia e leggenda, per cui non si capisce mai esattamente dove finisca la storia e inizi la leggenda. Ma questo ci dimostra una cosa che secondo me è la ragione per cui il film, oltre a chiamarsi ogni tanto The Metamorphosis e ogni tanto The Beatle, in realtà si chiama Kay. Perché è un film, quello che andremo a vedere, che fa riferimento a tutto l'universo kafkiano e non soltanto alla Metamorfosi. Quando Lorenzo Mazzetti affronta il film sono gli anni 50, la Metamorfosi è uscita da un bel po', è uscita anche in Italia con la traduzione di Rodolfo Pauli, che è il professore di letteratura tedesca, amico di Robert Einstein, attraverso il quale Lorenzo Mazzetti ha conosciuto la prima volta la Metamorfosi. Quindi c'è un legame molto stretto fra il primo traduttore importante della Metamorfosi e il fatto che poi la Mazzetti abbia girato un film proprio da quella novella lì. Però anche storicamente, anche culturalmente, si era già verificata quello spostamento da Kafka al kafkiano. Cioè Kafka aveva già smesso di essere un autore ed era diventato un insieme di cliché, dove con cliché non intendo niente di negativo,
un insieme di cliché. Quindi c'era già il la situazione kafkiana, il comportamento kafkiano, la realtà kafkiana. Si era già effettuato questo slittamento. E Lorenzo Mazzetti è su questo slittamento che opera. Ed è per questo che il film, credo, lei non me lo spiegherà mai, si chiama Kay e non The Metamorphosis. Ho un piccolo aneddoto che riguarda Together, a proposito di libertà, e quindi tutto si ricollega. Together è stato proiettato, forse su iniziativa della stessa Mazzetti, in un piccolo cinema che penso esista ancora a Campo dei Fiori, all'inizio degli anni 60, forse fine anni 50, non c'è il Farnese, che non sta a Piazza Farnese ma sta a Campo dei Fiori, direi, genio. Fra i presenti a quella proiezione c'è un certo Pierpaolo Pasolini, non so se qualcuno lo conosce, che guarda Together, ne rimane ammaliato e poi corre da Lorenzo Mazzetti e le dice: ma tu che scuola hai fatto? Dimmi dove ti sei iscritta, voglio farlo anch'io. E lei dice: guarda, non mi sono iscritta da nessuna parte. Io di cinema non ho messo niente, ho avuto la fortuna di poter girare queste cose. E Pasolini le risponde: beh, ma se tu non hai fatto nessun training e hai girato questa cosa qui, allora domani mi metto al lavoro anch'io. E questo è il dato misto fra storia e leggenda, perché la proiezione è venuta per davvero. L'ha raccontata questa. C'è, allora, Lorenzo la racconta no, sempre, perché è troppo... ma c'è anche in un libro. Però è l'idea, ora, non è verificabile, non ci credo, sinceramente, però c'è dietro a questo aneddoto l'idea che in fondo il free cinema fosse così libero da spingere altri a creare cinema liberamente. E dall'altra parte c'è anche l'idea che Lorenzo Mazzetti, una volta che ha sentito restringersi le libertà nel fare il cinema, l'abbia abbandonato e quindi abbia continuato a proiettare i suoi vecchi lavori per anni su iniziativa personale, in giro per Roma, in giro per l'Italia, ma abbia poi smesso di fare il cinema di per sé. Comunque questo aneddoto è anche pubblicato in un paio di libri, quando torna in Italia, è sotto l'ala protettiva di Zavattini, che stava a Cannes quando Together venne proiettato e premiato, perché prese un piccolo premio per il miglior film sperimentale, no? Per cui è perfettamente dentro all'humus culturale che c'era a Roma in quel periodo, tant'è che poi sarà Zavattini a coinvolgerla in questi progetti cinematografici che segneranno la fine del rapporto fra la Mazzetti e il cinema, ma è anche Zavattini stesso a spingerla a scrivere Il cielo cade, e quindi a farla diventare la romanziera che sarà conosciuta da lì in poi come autrice di romanzi, non come regista. Ci sono interventi da parte vostra? Beh, magari c'è la voglio di vedere il film. Ok. Va bene, grazie. Grazie a voi. Marco. Grazie.